E salve. Cioè? Salve. Ah, salve, ma è un video? Eh sì. Ah. Era comunque una persona simpatica. Ma è perché è tutto per quello che mi aveva fregato. Cioè, ha fatto di tutto, a quanto diceva il coro. Ha fatto di tutto per dire una per portarla. Ha proprio detto così perché si diceva che con il suo amoroso che tipo era. Come ti chiami? Ciao, mi chiamo Pasqualina e lecco la figa. Oh, un applauso a Pasqualina. Come la vuoi? Con la caramella? Alla menta anche? La sapete quella della caramella alla menta? Troppo giovani, lasciamo stare. Palmieri, tu la sai quella della caramella alla menta? Non la sa nessuno. Cioè, soltanto io. E forse me la tengo per me fino alla tomba, allora, cazzo. Facciamo un applauso a queste ragazze che adesso ci intratterranno con una gara di ballo per aggiudicarsi una maglietta. Ah, porco. Questa fa parte del corpo, cioè tipo una ciste, o posso... Okay. Ma anch'io mi metto a ballare per avere una maglietta. Come sono pirla stasera? Io non so se avvicinarmi perché ho paura di strapparti il vestito, perché... Posso prendere la borsetta o... Che cazzo hai in bocca? No, ti prego! Ma che personaggio che sei? No, vieni, vieni un attimo, sei incredibile, sei meravigliosa. Allora, sei stata garrottata, cioè, questa, che, cioè ti hanno riattaccato la testa a un altro corpo, cioè come funziona? Ma no, che cos'è quello? Puoi mostrarlo, fai un sorriso verso il pubblico, verso Ahmed e Kalem, che sono lui. Oh, ti prego, no stasera, cioè aspetta un attimo. Allora, molti l'hanno capito alla fine, però. Ci ha pensato, cioè la mia era una battuta, lei ci ha pensato, cioè, ha visto questa fila di cazzi che passavano. Aspetta che ci penso. Allora, attenzione, queste ragazze si cimenteranno in questa gara di ballo incredibile e voi giudicherete. C'è ancora i trallazzi da qualche parte? Roby? C'è? Dov'è? Facciamo un applauso a Roberto Intrallazzi del Cube Guys, che è qui che sta. Che cosa? Dove cazzo è? Orgoglio internazionale! DJ internazionale, orgoglio di Bergamo, numero uno, caro amico, ti voglio bene, fratello, quanto ti siamo divertiti nella tua macchina. Comunque, attenzione, via con la gara di ballo! Chi non batte le mani è meridionale, forza! Guarda, lei sta sciando sul mordirolo, guarda! Guarda che sta facendo lo slalom gigante, cazzo! Vai, vai, vai con la lezione di zumba, forza! Palmieri, facciamo un applauso a queste ragazze, vi siete già fatti un'idea di quanta droga hanno assunto prima di sei la numero uno, cazzo, fai fantastico. Ho voglia di scopare! Via come te la righi. Posso? Senti l'imbarazzo, è brutto, Pensa io qua sopra. Sono pure grasso, almeno sei figa. Facciamogli un applauso, grazie per la simpatia. È il momento di votare per le nostre amiche, io non mi ricordo il nome, ma probabilmente, scusa, alza la mano così. Sì, tu con le spalle gigantesche. Ah, bravo. No, questo braccio così, l'altro braccio. Il braccio alzare. Bravo. Tu alza questo braccio, per piacere. Uno a caso di voi. Tu che eri... Tu brava, te... Questo è un braccio di un millimetro. Cioè, cazzo sei un T-Rex con il polso. Ecco, questo è lo spazio che sta fra il gran cazzo che me ne frega dei vostri nomi, ragazzi. Quindi calcolate bene la distanza. Mi hai anche risposto, sai che è un gioco, io comunque là dietro potrei fare qualsiasi cosa. Attenzione, la votazione avviene con le urla, quindi più urlate e più la ragazza avrà la possibilità di aggiudicarsi una maglietta e un viaggio premio. Non va? Allora, attenzione, prima votazione per lei! Wow, sai che per un attimo ho temuto, La votazione per lei! Dai, come ti piace, Cosa gli faresti? Vieni sul palco, dai. Aspettate, vieni sul palco. Votiamo per la nostra amica con il portafoglio! Tu dovresti uscire con quell'altro che è salito, lui, tu esci con lui. Voi due insieme neanche i vigili urbani vi fermano. Cioè non vi fanno neanche la multa. Vai, passa, mi stai già sul coglione, vai via.
Va bene, ringraziamo allora le due ragazze, Pina, Francesca. Francesca, ti chiami Francesca veramente? Pensa che ho sparato una pecorina a caso. Finite. Grazie all'amica col portafoglio, comunque l'anno scorso. Vai via, dai, vai via. Sto scherzando, sei la numero uno. Te lo dedico, sei spettacolare. Ciao, bello, come ti chiami? No, no, tu stai qua, ragazza. Stai qua perché oltre a essere figa sei anche simpatica. Vieni qua nel lato oscuro del... Dov'è, oh? Da qua sta zio, scemo di merda. Vabbè, qualcuno conosce Massimo Indi quarto. Vabbè, quanti cazzi hai? A parte la faccia, dico. Allora, mio caro amico Big Jim, cosa fai nella vita? Meccanico. Cazzo, ci ho azzeccato, ma non l'ho detto però. Però se l'avessi detto ci avrei azzeccato. Allora, come stavo notando... Scusa Pippo Palmieri, cos'hai detto? Di te, oh. Porca miseria! Ma da che film sei uscito? I Pirati dei Caraibi, fantastico! Fantastico! Aspetta che ti lancio un paio di denti, vai! Scappali. Vai, vai! Grande, sei fortissimo! Dopo ti do la maglietta, tieni, anzi, prendila, dai! Bravo, una maglietta che avrà la nostra amica! Fabi 105 ha sempre ragione! Sempre ragione! Chi è che vuole una maglietta di Radio 105? Faccia un urlo per piacere! Lancio la maglietta dove sento urlare di più! E adesso tocca a Palmieri, vai Palmieri! Dove, 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 dove? Qui stanno urlando un po' di più di voi, Dov'è qua? Quest'altro, vai! Ma quello è altro 2 metri e mezzo! A chi l'hai lanciata? La Trinità, la maglietta! Vai, voce! Che ti devo bindare con le mie mani, appoggia qua gli occhiali, brava, prendi questo qua. Ma tu sei... chi sei? Non sei quella che è salita sul palco? Sei quella che sei? Aspetta, aspetta, adesso senti dove è la valvola. Aspetta che ti abbasso la base, ho capito che stavi cercando. Sei pronta? Facciamo la prova del palloncino, voi tutti. Girati tu, signorina, gira, bravo. Così, stai così, stai girata, dai. Dai, gonfia, gonfia, gonfia. Vai, 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 vai. Sofia, Sofia. Sofia. Vediamo. Prova superata. Stai girata, perfetto. Aspetta, ah, dai. Stai anche chiudendo che è quella che pulisce tutto, lasciami detto. Facciamo un applauso perché adesso abbiamo capito tutto. Ecco perché sei sorridente tu, eh? Non ti preoccupare, lo stiamo sterilizzando come perfetto, sempre. Adesso abbiamo lavato il beccuccio, Aspetta che se vieni qua, vieni davanti a me che io ti Palmieri, non è la prima volta che ti vedo in questa situazione, no. E siamo insieme. Non fare foto, non mi taggare, io non esisto. Vai. E non è la prima volta che ti sento dirlo, soprattutto nei night. E tutti voi. Hai difficoltà. Atleta! Un applauso! Cioè, una cosa incredibile, io ti giuro, ma neanche nei porno l'ho visto diventare così, così. Lo sto anche chiudendo, guarda, anche lei ordina. Ovviamente, al contrario di tutti voi che non fate un cazzo, perché io l'ho capita. Chi è che ha detto Soga? Chi è il meridionale che si è fatto riconoscere? Sti terroni di merda, guarda. Guarda, non vi sopporto, meridionale, che venite qua al nord a rubarci il lavoro a noi settentrionali, va.
bastardi, guarda, guarda, mangeranno due, andu, che cazzo mangiate? Sempre piccante. Schifosi, sempre col finocchietto, la salamella. Li odiamo i terroni noi del Bergamo, vero? Io sono razzista. Io sì, minchia. Lo faccio perché sono meridionale, lo spiego prima che c'è qualche cala scibetta che mi pianta una coltellata. È un calambur simpaticissimo. Bene, lei vuole una maglietta di Radio 105, parli nel microfono. Volendo. Volendo cosa? Non è una risposta che credo che sia sì. consona alla domanda. Sì. Cioè lei vuole una maglia di 105? Sì, no. Volendo sì. lo può dire una prostituta. Cioè lei entra in un night e si scopa volendo. Giusto, giusto. Quello è la risposta. Vuoi una scopa? Era caduta, eh? Cosa ne pensi di questo ragazzo? Scusi, una domanda? Simpatico. Simpatico. Col naso ha parlato. Come ha fatto? Ventriloquo. È simpatico? È forte, eh? Un bel ragazzo. Non mi pronuncio. Perché? Perché? Ho paura di essere troppo audace. No, non do giudizi su. Che occhi? Non do giudizi su uomini. Scusi, può girarsi verso il pubblico e ripetere ciò che ha detto? Non do giudizi su uomini. Sui sesso uomini, mi ha detto. Lei ha detto sesso uomini. Sa che io farò una linea d'abbigliamento, sesso uomo? Io farò miliardi grazie a lei. Perché gli sesso uomini, cioè neanche Checco Zalone poteva tirarmela fuori, sesso uomini. Facciamo un applauso a sesso uomini. Hashtag sesso uomini, cortesemente. Che sono un po'... come si chiamano a Bergamo? Diversi. Come? Diversi. Perché diversi? Sono uguali a tutti gli altri, gli piace un po'... No, no, capito, non voglio mettere in difficoltà. Vedo che sta un po' di... Sta pensando alla statale. Perché ha la faccia da cantante neomelodico? Lei cantava? No. Canta? No. Canterà? Forse. Facciamo tutto anche participio passato. Canteremmo. Allora, attenzione signore e signori, perché giustamente per aggiudicarsi la maglietta entrambi, sono le ultime due magliette come potete vedere sul tavolo, i nostri due amici si daranno un bacio. No, ho detto un bacetto. Ne lascio due a lui piuttosto. Applauso alla sincerità. Lascio due magliette. Ma io devo fare una penitenza, mi devi dare una mano, lui ha perso. No, cazzo in tasca, non mi sembra il caso. Dai, cazzo in tasca a quest'ora di sera, poi sono anche i bambini. Perché? Si state mettendo d'accordo? Dopo in privato, ma non c'è niente di uomo sessuale. No, io sono sportivo, ne lascio tutti e due a lui. Sono sportivo! Sportivo! Eh? Ma tu saresti disposto comunque? Aspetta che sto cercando di riportare. No, no! No! Lo assicuro, non sei normale! Fratello, dai, 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 che si può superare tutto, cazzo. Ce la faremo insieme a combatterla. Dai, dai, cosa gli facciamo fare? Decidi una penitenza, te che hai vissuto. Vissuto. Cazzo, ti conosci? Dai, decidiamo una penitenza. Mi puoi dare, non dare le spalle al pubblico, perché è una cosa... Cioè, lo fa solo DJ Spine, ma lui non è capace. Lo saluto che sei nel video. Come cazzo fai a riprendere col telefonino che ha un occhio solo centrale, tu? Ah, fai un po' così... Va bene. Che penitenza potremmo fargli fare? Te che mi sembri un uomo di mondo, uno che ha vissuto... Tra parentesi, hai un tatuaggio che inneggia Satana, ho visto, sulla spalla. Puoi mostrarlo al pubblico, per piacere? Cioè, io so che la metà delle donne cambierebbe marciapiede con un tatuaggio del sapino. Tra parentesi, è quello del lato... Quello dove abbassi il finestrino, quanto? Allora, attenzione, che penitenza gli facciamo fare? Dai, dai. Dietro, che ho dietro il buco scuro. Ma cosa hai detto? Il maestro non è culo, ma sei scemo. Siamo in una piazza, Bergamo Alta, roba di ricchezza. Guarda con i signori, ce l'hanno 5 milioni di euro in banca. Se si incazzano, ci comprano e ci fanno spostare di piazza. Attenzione, che penitenze facciamo fare? Dai che mi sto incazzando, dai. Un piccolo scioglilingua. Un piccolo scioglilingua? E non lo sapeva neanche dire. No, no, no. Cioè il suggerimento è un piccolo scioglilingua. Piccolo scioglilingua. Allora ti lascio alla conduzione, facciamo il piccolo scioglilingua ragazzo, prego. Dai. Non mi dare le spalle al pubblico. Non mi dare le spalle al pubblico. Tienimi perché secondo me tu sei un grande. Sai che non riesco più a staccare la mano. Cos'hai sulla spalla? Sei un po' appiccicoso, fratello. Ok. Ok, dimmi
Cioè, cosa intendi per sciogli lingua? Fammi un esempio. Altrimenti deve dire alla svetta 33 trentini, tru trenando 30 vanno. A Trento vanno! Non è così! C'è un applauso per. Non è... Ecco l'esperto di sciogli lingua, ragazzi! E all'espertone, sentiamo, prego, prego. 33 trentini andarono a Trento, tutti e 33 trattenellando. E allora qua scatta la gara, passiamo il microfono, vai di sciogli lingua, sopra la campa, la capra campa, sotto la campa, la capra crepa. Vai! Faccio radio, ragazzi, non so dire almeno una cosa del genere. Non mi succederà mai più di dirlo di filo. Infatti, non fatti i cazzi tuoi, non se ne era accorto nessuno, precisino del campo. Sopra la campa, sopra la panca, la capra canta. Sotto la campa, la capra. Sotto la panca, la capra crepa. Crec! Ne conosciamo un altro, Palmieri, vai, suggerisci. Ada che la calaca la calaca. Quante bergamasche si è scopato, ragazzi! Quella è tutta cultura! Vai, vai! Vai, sciogli lingua bergamasco! Vai, senza bestemmia, cortesemente! Prego, vai! Vai, salta! Vai! Vai, vai! Vai, vai. Lictus, lictus! Essa me ricorda mia! Cosa hai detto? Sai che mi sei simpaticissimo? Facciamo un applauso, gentile! Dai, dai, uno sciogli lingua bergamasco! Io non conosco la vostra... il vostro idioma! Oh, so io. Al momento non è. Cosa hai detto, Palmieri? Questa non la so. Hic toc te hec hic hac. Non è proprio così. Credo che da un momento all'altro si aprirà una voragine e uscirà Satana. Palmieri, da quando fai sabba e non me lo dici? Tu li sai sciogli lingua in bergamasco perché sei una rivelazione. No, e non sei ferrato, eh? No, cori in bergamasco no. No, niente cori in bergamasco perché ho paura che finiscano con la scomunica. Va bene, dai, comunque siete stati simpaticissimi, purtroppo il tempo scorre. Facciamo un applauso ai nostri due amici grandiosi. Merda! Io ti amo pesantemente. Mi fai un po' di animazione da discoteca con questo disco? Mi puoi anche scendere, grazie, fratello. No, mi rubi la scena al personale. Ti prego, lasciami la scena con un mio amico, fratello, grazie. Un applauso! Adesso ti insegno a fare il vocale, sai? Alza il braccio! Su le mani! Vieni da Agostino! Dire merda. Luca Alba! Merda! Ah, non ho sentito bene. Luca Alba! Merda! Oh, mi devi dare 6 per... Si vede che mi devono dei soldi. E ovviamente l'applauso ai colleghi l'abbiamo fatto. Un applauso a Mr. Pippo Palmieri! Grazie, mi sono divertito tanto perché questa sera è stato incredibilmente bravo come sempre. Un urlo per Mr. Paolo Noi! Ciccino Bottolino mio. Ma dov'è bello. Che non lo vedo, c'è anche lui. A parte le cazzate, volevo ringraziare la vostra splendida città. Luogo meraviglioso, io sono bergamasco anche. Le cose lo diciamo a tutti sempre, una roba. Io penso di avere parenti in ogni regione d'Italia. No, bergamasco no, non è credibile. Effettivamente, ragazzi, non sei... A parte che fra di voi io qualche meridionalone lo vedo, anche qualcuno che arriva da più giù, mi sa. Ciao frugoletta, ti sei divertita? Patatina, e sei andato a imboscarvi, E via che si va sulla panda, Grazie, un grande applauso, ringrazio tutto il gruppo che ha realizzato Estivo CB 2016, ci ha chiamato, ci scusiamo perché nelle ultime settimane fra tempeste e cazzate varie, rimanda, tanti soldi li avevo già presi, io speravo che pioveva tutto il mese e invece l'ho... Ah, li abbiamo già presi? Credo di sì. Grande, grazie, ci sentiamo domani.
ascoltato in Italia da 17 anni, lo Zoo di Radio 105! Andiamo a cercare Pokémon.